Care amiche, cari amici, buongiorno. I prossimi appuntamenti di Botanica in pillole saranno dedicati alla trattazione delle straordinarie fioriture che improntano il paesaggio siciliano, sia quello degli ambienti coltivati come anche quello degli ambienti naturali. Iniziamo oggi a parlare di una specie che cresce spontanea all'orto botanico, che in questo momento impronta un'area significativa a ridosso della Serra delle Succulente, che è la Viperina plantaginea, denominata scientificamente Echium plantaginium. Si tratta di una pianta erbacea della famiglia delle Borragineae, che comprende, oltre alla comune borragine, soprattutto piante erbacee come qualche lianosa e qualche albero che possiamo trovare all'orto botanico e afferisce al genere Cordia. Il nome Echium deriva dal greco Echis per la forma caratteristica delle infiorescenze che sono penduli a mo' di testa di serpe. Il nome specifico invece allude alla foglia basale, picciolata e con lamina espansa, come quella della piantagine maggiore. Le foglie basali appunto sono quasi appressate al suolo, mentre quelle cauline sono lineari e sessili. Tutta la pianta, quindi le foglie, ma anche il fusticino e i fiori, sono caratterizzati da una peluria molle. La corolla è in imbutiforme, molto bella, inizialmente di un colore roseo porporino, successivamente poi a maturità i fiori diventano quasi blu. È una specie nativa dell'Europa meridionale e occidentale, come anche del Nord Africa e dell'Asia sud-occidentale. In Italia è frequente maggiormente nelle regioni centro-meridionali, ma si trova in tutte le regioni ad eccezione della Lombardia, della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige. E per curiosità, questa pianta fu introdotta accidentalmente intorno al 1880 in Australia ed è diventata invasiva, tanto che genera problemi di controllo. È una specie che produce abbondante nettare, per cui viene visitata da tantissime specie di insetti afferenti prevalentemente agli imenotteri e ai ditteri ed in particolare al genere Bombyrius. Questa pianta, se viene mangiata dagli animali monogastrici tipo cavalli, può creare dei problemi per via degli alcaloidi che contiene. Ecco, le tossine si accumulano nel tempo nel fegato e un eccessivo consumo potrebbe causare danni agli animali. La prossima puntata riguarderà invece il tulipano rosso di Sicilia. Buona giornata.